Ebbene sì, ma avete fatto perdere 20 anni di vita e non ne ho neanche 21. Ok, un attimo. Allora, io... Ok che mi aspettavo una partita un pochino più dura rispetto a quella giocata sabato, ma così dura io non me l'aspettavo. È stata pesa, è stata tosta. E ragazzi, non sono andato in live perché stasera non ero a casa, sono andato a vedere la partita a casa di mio padre, ragazzi. Sono andato a trovarlo, che purtroppo ho la possibilità di vederlo veramente poco. E quindi stasera ho colto l'occasione per andare a trovare e vedere la partita insieme a lui. Dall'altro, avevo promesso comunque di portare questo video post reaction, l'ho pubblicato nei commenti del post che ho fatto stamani. E ragazzi, prima di passare proprio all'analisi della partita, vi introduco la programmazione più o meno le prossime 2 settimane. Allora, questo fine settimana, ragazzi, non potrà essere live. Probabilmente programmerò qualcosa, anzi, sicuramente programmerò qualcosa che uscirà nel fine settimana, giusto per non scollegarci. Programmerò magari qualche pronostico, qualche fantacalcio, giusto appunto per rimanere in contatto. Ma non andrò in live, ragazzi. Il motivo ve l'ho spiegato nel video che ho pubblicato stamani, sempre sul canale a Mezzogiorno. Quindi, se non l'avete visto, aprite il canale e cercate il video pubblicato stamani e troverete il perché non sarà in live questo fine settimana e il motivo mi sembra piuttosto giustificabile. E la cosa mi scoccia da un lato perché mi sarebbe veramente piaciuto poter commentare sia il derby di Roma che Inter-Juventus in live. Da questo impegno tornerò martedì barra mercoledì a casa, giusto per commentare la seconda parte di Coppa Italia e poi andare all'ultima del girone di andata. Quindi ragazzi, detto questo, io lo dissi nel video di reaction alla partita di campionato sabato sera, lo dissi. Dissi ragazzi, a me questa partita di campionato non mi preoccupava più di tanto, perché comunque conosco i miei polli, so che 9 volte su 10 la partita se la portano a casa. La cosa che mi preoccupava era questa partita. Era questa. Perché so che Giampaolo può essere stupido, ma non può essere coglione. Quindi sapevo che comunque avrebbe capito gli schemi del Milan e che avrebbe comunque provato a porre rimedio in questa partita. Ed è quello che ha fatto, ragazzi. È arrivato a Milano stile Shakhtar, anzi è tornato a Milano stile Shakhtar, ha proposto un 9-1 in campo, perché tutti dietro la linea del pallone, più prima era Zaza, poi Belotti a pressare l'ultimo difensore rimasto là, di sotto era Kalulu, e quindi se Torino recuperava palla dal Milan che sbagliava l'azione d'attacco, palla lunga e contropiede. Questa è l'analisi della partita, ragazzi. Torna in campo Ibrahimovic e devo dire, ragazzi, lo dico veramente, questa è la prima volta che lo dico e veramente mi auguro che sia l'ultima. Abbiamo giocato meglio senza Ibrahimovic. O sarà l'abitudine, sarà che comunque deve entrare un po' negli schemi, mi auguro che sia questo, ragazzi, perché non è che giochiamo meglio senza destro, giochiamo meglio senza Ibrahimovic ed è piuttosto grave come cosa. Veramente, ragazzi, mi auguro che se è così che si rimetta al più presto, perché a parte quel gol che veramente non capisco perché aveva calciato la palla 6 metri per aria, probabilmente si aspettava di essere in fuorigioco, proprio non... Come giocare in 10? L'hanno sostituito, il Milan ha cominciato a giocare bene e abbiamo cominciato veramente a pressare alto il Torino, infatti... Il Milan dalla seconda 50esima in poi la partita si è giocata solamente nella metà campo del Torino, cioè provate a dire il contrario. Ha fatto qualche incursione, sì, ma memorabile, insomma. Abbiamo avuto la nostra occasione, abbiamo avuto, preso 2 pali consecutivi, prima con Dalot e con Calabria. E niente, ragazzi, Torino si chiudeva dietro, 11 giocatori dietro la linea del pallone, ragazzi, quando tu hai 11 giocatori dietro la linea del pallone, tu gol non lo fai, non lo fai. E ne abbiamo avuto dimostrazione con l'Inter con la Shakhtar. Gol non lo fai. E adesso faccio un attimo una nota sui singoli.
Mi è piaciuto Tatarusano, anche se all'inizio tipo ha fatto una parata un po' così, poi tipo si è trovato addosso. Vabbè. Molto bene Romagnoli, che mi è piaciuto molto molto di più rispetto a come l'ho visto in campionato ultimamente. Benino Kalulu, Benino Hernandez quando è entrato. Musacchio, per quel che è stato impegnato, ha fatto il suo male da Lotte. Male da Lotte. Duelli, rimpalli, contrasti, ragazzi. Falli, male da Lotte. Ora potete essere d'accordo e potete non essere d'accordo, ma secondo me questo parere è piuttosto oggettivo. Male da Lotte, malissimo. Poi dopo di lui, che sì, ovviamente, ragazzi, ha fatto il pennale, ha fatto il trattore, solito. Bene, Calabria. Tonali mi è piaciuto oggi perché Tonali mi è veramente piaciuto. Devo fare veramente i miei complimenti. Quindi, se mi senti, Tonali, bravissimo. Tra l'altro ha calciato il rigore più bello di tutti i 10, rigore calciato al bacio. Male Oghe, ragazzi, veramente mi sono accorto che è entrato in campo verso l'80esimo, non ha fatto niente. Çalhanoğlu è stato accerchiato da 4 giocatori ogni volta che aveva palla. Castillejo così così, Brahim Diaz comunque ha avuto un'occasione che io lo prenderei veramente a schiaffi, perché poteva veramente quell'occasione lì, rigore in movimento, la manda in alto. Quell'occasione lì, capisco che Vanja Milinković-Savić sia 2,2 m e quindi ti copre tutta la porta allargando le braccia, ma ragazzi, ma proprio laggiù la vai a mettere quella palla. Male Leao, perché Leao, ragazzi, è quel giocatore che si inventa il gol. Quando si inventa il gol dopo 6 secondi, quando si inventa il gol contro il Benevento che porta a spasso il portiere e poi gliela rimette il pallonetto, e siamo d'accordo. Ma tirata fuori il cappello dal cilindro, ragazzi, Leao, siete d'accordo con me che cammina per 85 minuti per tutto il campo? Siamo d'accordo? Eh? Parliamone, parliamone, parliamone. Brutto rosso per Donnarumma. Ora io non so cosa abbia detto, non abbia detto, ragazzi, io non lo so, non sto a entrarci. Però il punto è che se l'Inter passa con la Fiorentina, io cosa che credo che succeda, perché non è una gufaggine, ma l'Inter che non passa con la Fiorentina, ragazzi, sarebbe clamoroso. E tu vai affrontare l'Inter senza Donnarumma in porta. È vero che uno non ti cambia tutto, però insomma è un pezzo che abbiamo capito essere molto importante. Detto questo, ragazzi, questa è la mia analisi. Siamo arrivati ai supplementari. Supplementari che io mi sono addormentato, di la verità, perché squadra che passaggetti nella metà campo del Torino, non siamo arrivati a niente. Torino comunque in grossa difficoltà perché diversi lanci, diverse ripartenze, diversi tocchi molto molto errati, non sono stati concreti né sotto porta né tantomeno nelle altre zone del campo. Hanno pensato a difendersi e penso e dico che almeno quello l'hanno fatto bene. Aveva un brutto presentimento sui rigori e per fortuna Rincon ha deciso di sbagliare il rigore. Tatarusano ci ha salvato il culo ai rigori. Probabilmente, ragazzi, non vorrei spingermi un po' troppo in là, ma Donnarumma ai rigori, io sono convinto che se fossimo andati ai rigori con Donnarumma non espulso l'avrebbe fatto entrare al 120esimo, io ne sono sicuro. E probabilmente il rigore di Lianco Donnarumma l'avrebbe parato. Però beh, ragazzi, non facciamo processo alle intenzioni. Io avevo detto che questa partita era molto difficile da vincere. L'abbiamo vinta a rigori perché, ragazzi, Giampaolo ci ha studiato. Sabato ci ha studiato bene, ragazzi. Il nostro gioco è quello, non è che iniziamo come l'Inter piano B, piano C, piano D, piano E, piano Z. Cioè, il nostro gioco è quello. Però l'abbiamo applicato bene sul 90% delle squadre che abbiamo incontrato, ragazzi. Perché tolto Parma, Roma, Juventus, Lille e Genoa per metà, ragazzi, il nostro piano di gioco ha funzionato. Quindi al 90% ha funzionato. Ragazzi, però, cioè, te lo trovano una volta, lo capiscono, giocano con te 3 giorni dopo. E beh, è ovvio che questi piani di gioco poi e riesca, trovi un modo per contrastarteli. Mi sembra normale. Noi abbiamo contrastato loro, infatti loro hanno fatto due tette in porta, ma veramente
di poco, poco conto, che neanche ricordo come sono stati eseguiti. Noi avevamo avuto un po' più di occasioni, però hanno capito i movimenti nostri. Questo è il problema di dover affrontare la stessa squadra 2 volte di fila. E infatti mi preoccupa molto perché se dovessimo andare contro l'Inter a fare i quarti di finale, che 99 su 100 è così, vada come vada, ragazzi, che si vinca o che si perda, vada come vada, l'Inter comunque ce l'avremmo dopo 5 partite. E dopo 5 partite, ragazzi, Conte, il nostro gioco l'avrà assimilato, avrà capito i nostri pro, i nostri contro e tutto quanto. Quindi diciamo che sarà un'altra lunga, lunga battaglia. E io voglio condividerla con voi, che finisca bene o che finisca male, ragazzi, ma io mi auguro che andando avanti così la fine di questo Milan si avvicina. Io non lo so, oggi ho visto il Milan molto in difficoltà e mi auguro che di potermi rimangiare tutto ciò che ho detto lunedì col Cagliari. Mi auguro veramente di potermelo rimangiare. Detto questo, ragazzi, se il video vi è piaciuto, tanto lasciate un commento, perché mi fa molto piacere, ragazzi, comunicare con voi. Sono sempre aperto a tutto, rispondo a tutti. Quindi se potete dire la vostra, ovviamente in termini umani, sono veramente aperto a rispondervi. E quindi dite la vostra, mianista e non. Lasciate like al video se volete, ragazzi, non costringo nessuno, lasciate like al video. Passate like al canale se poi volete altri aggiornamenti, altre cose. Io sono qui sempre e fisso, ragazzi, per voi. Noi ragazzi ci vediamo comunque in questi giorni, massimo massimo domani, con magari qualche fantacalcio, qualche pronostico, che tanto adesso ho tutta la notte per registrare. Io vi do una buonanotte per chi a quest'ora riesce a vedere questo video e vi do appuntamento ai prossimi. Torneremo con le live la prossima settimana, però la reaction, ammesso che riesca a guardare, che le riprese finiscano per tempo, di Cagliari Milan, ve la voglio portare. Troverò il modo, ragazzi, per portarvela. Giuro. Ciao a tutti, ragazzi. Grazie della visione. Ci vediamo presto e buonanotte.